Immaginare altri mondi, tra le stelle, nello spazio infinito, una realtà come la nostra, oppure diversa, ma sempre umana. Ma la vera domanda è, ma chi c***o me l'ha fatta fare a fare il salotto insieme a Robin Lavin? Ciao ciao a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del Salotto Feel the 90s da Roby Laville e Miss Lella Ponce. Ciao, ciao. Mua, mua. Sempre più bella che mai. Oggi non c'è il Mauri, ma ha lasciato un contributo video che la regia ci manderà subito. Grazie. Davvero? Sì. Considerato che non ci vedremo in studio, questo è un omaggio per Miss Lella Ponce. Tutto per lei. Ha visto che bel regalo? Che godo. No, che cosa ci farà di una zucchina? Come si chiama una zucchina, giusto? La cuocio. Come? La metto in forno. Ok, diciamo che la terrà al caldo. Sì. Ma ho uno scioglilingua per voi. Provate a dire tutti insieme condocio, cocida, cocida, condocio, condocio, cocida, cocida, condocio. Salotto Feel the 90s in collaborazione con Condocio. Crea la tua t-shirt personalizzata online www.condocio.com. Condocio, come si chiama? Un saluto al nostro partner, che vedo che oggi a lei non la vestite perché si vede la differenza. Condocio, non Condocio. A me mi veste... A lei, ho già capito chi la veste a lei, ma mandiamo pure la sigla! Sigla! Andiamo col menù della puntata? Un po' come un bel frittatone oggi. Inizieremo con lo spazio Music Free, i vostri video che mettete qui su YouTube in posta privata. E che video e che canzoni ci saranno oggi. Poi ci sarà lo spazio sempre Music Free, ma dove voi mettete la vostra faccia scrivendo a redazione @feelthe90s.com. Avremo qui in video con noi Giovanni Balduzzi. A seguire la rubrica di Igor Nogarotto, Pirla e Porci. Ciao! Chi è il Pirla? O i Porci ancora non si è capito. Io sono... Porci. Lasciamo stare, lasciamo stare. Poi andremo avanti con l'intervista VIP, qui con noi, al telefono, Alan Sorrenti. Oh. Ma non dimentichiamo che Miss Lella Ponce ha anche un suo scopo, perché abbiamo scelto tra le tante mail una di un ascoltatore o ascoltatrice? Ascoltatrice. O videospettatore, videospettatore, uguale. Maddalena. Dopo questo ricco menù andrei subito con lo spazio Music Free. Troppe R. Ricco menù Music Free. Music Free. Dai voci alla tua musica. Music Free. Dai voci alla tua musica. I vincitori della puntata di oggi? La confusione. Mi ritrovo in un punto fermo, fatico anche a immaginare. Marco Lepo, Intorno a me. Come vorrei cancellarlo e continuare così. Mary Sultana. Sì. Nuova vita. Perché ride sulla signorina Sultana? La conosco. Ok.
è la mia amica. Dobbiamo essere imparziali, tutti i candidati sono uguali. Ciao Mary. Fanto sindrome con non può piovere per sempre. Il mio sorriso è un'abitudine che sa nascondere al meglio l'inquietudine che si cela dietro questa maschera. Mille progetti come il sogno che ne sarà della mia vita, chissà, non la pianifico. Feel the knife is. E dopo lo spazio Music Free, come abbiamo già anticipato nel menu della puntata, c'è lo spazio dedicato a voi che volete apparire con il vostro bel faccione come me, Miss Lela Ponce. Si avvicini. È la volta di Giovanni Balduzzi. Ciao a tutti, sono Giovanni Balduzzi, cantautore trentino di 28 anni. Il genere musicale in cui esprimo la mia personalità è il pop. Il brano che presento si intitola Delta Plan. Si tratta di un brano molto fresco, leggero, ma che al tempo stesso lancia un messaggio preciso e importante, quello di liberarci dalla tecnologia, computer, cellulari, che ormai ha preso il sopravvento in ogni singolo istante della nostra vita, togliendo così spazio alle emozioni, ai sentimenti, alle sensazioni vere. Se volete ascoltare alcuni miei brani, inediti o cover, potete accedervi su YouTube digitando semplicemente il mio nome e cognome attraverso il motore di ricerca, oppure se volete contattarmi per qualsiasi altra cosa, mi trovate anche su Facebook. Ciao a tutti gli ascoltatori e al grandissimo Roby Laville. Grazie! Seguo le nuvole nel cielo, il volo di un gabbiano e gli ultimi due passi dal Vangelo. Il mondo è alienato, si parla con un dito, il sesso si fa soli col PC. Salotto Feel the 90s. E dopo tanta musica è arrivato il momento della rubrica di Igor Nogarotto con Pirla ai porci. 3, 2, 1, italienische sigla. No tengo dinero, oh oh oh. No tengo dinero, oh oh oh. Ribenvenuti dallo sgabuzzino 2 di casa Nogarotto. Questa settimana, oltre al grandissimo Robin, saluto anche quell'altro. Ciao Batman, io sono Igor Nogarotto. Ecco qua Robin, mi raccomando, una bella inquadratura, sotto gli scriviamo pubblicità subinguinale. Questa settimana ci dispiace, ma lo sponsor ufficiale, il prosciutto innamorato cotto, ha dato forfait. Sono contenti delle vendite, ma praticamente lamentano il fatto che le coppie si innamorano, si riempiono già lo stomaco con le farfalle, sono sazi e poi il prosciutto alla fine va male e non mangia più nessuno. Vabbè. Comunque questa settimana ho una grandissima sorpresa, prego regia, via col contributo. Volevo uccidere Gianni Morandi, un libro di Igor Nogarotto nel quale purtroppo sono citato anche io e ci tengo a dire, senza che nessuno mi abbia chiesto né permesso e senza nemmeno avere una retribuzione. Quindi che dire di questo libro? Niente, non diciamo niente che è meglio, leggetelo e sconsigliatelo agli amici in modo che rimanga proprio un dolore vostro interno personale. Scusa. Io per esempio non l'ho letto e non ho proprio intenzione di leggerlo. Mi fa vedere la copertina per piacere? Grazie. Grandissimo Buzz, anche un grande amico, un saluto e lo ringrazio. Ben ritrovati allo sgabuzzino 2. Ah, Roby, la scorsa settimana però ci hai preso per il culo. Avevo detto post produzione, fammi tutto figo, tutto, e mi ha lasciato con la maglietta da salute. Ma sta settimato, sistemato io. Ah, guarda che bell'abito tutto Pulp Fiction che t'ho fatto. Guarda. Vabbè, i pantaloni sono ancora rimasti la lavanderia. Però insomma, dai, tanto a mezzo busto funziona. Dicevamo la pirla della scorsa settimana. Volevo uccidere Gianni Morandi, è un diritto imperfetto. Come preventivato, non ha indovinato nessuno. Ma proprio neanche uno che ci sia avvicinato. Marco, volevo uccidere Gianni Morandi, è indicativo, imperfetto. Vabbè, lascia fare, va. E prego per la pirla di questa settimana la regia di inquadrare la slide. Ecco, la pirla di questa settimana è nessuno è profeta in patria tranne Nemo.
Nemo, profeta in patria tranne Nemo. Chi volesse cimentarsi nell'interpretazione di questa nuova pirla può postare il proprio commento proprio lì su YouTube sotto il video. Tra coloro che daranno l'interpretazione più interessante verrà estratta una maglietta di questa ridente, famosissima trasmissione, scusate, I Feel Good 90 Morto Che Parla, una cosa del genere. Ecco. Il tempo è tirato, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao! Ah, Roby, secondo me manco sta settimana proprio non indovina, la dobbiamo fare un po' più facile la pirla. Vabbè, mo vediamo. Tanto te saluto e che vado a stendere i panni l'altra volta. Ciao! Miss Lela Ponce, ma lei ha capito che cosa ci voleva dire Nogarotto? Allora, nessuno è profeta in patria tranne Nemo. Lasciate le vostre soluzioni qui sotto con i commenti, noi risponderemo. E dopo aver risposto al quiz di Igor Nogarotto, che fa quasi rima, torniamo a parlare di musica con l'intervista VIP di... il mio amico Alan Sorrenti. Come ospite VIP telefonico del salotto Feel the 90s, oggi è qui con noi Alan Sorrenti, e vai con l'applauso! Ciao Alan, come stai? Bene, bene, grazie. Allora, tu da figlio delle stelle che regni dall'assù, dai un motivo in più ai giovani musicisti di quaggiù per continuare a credere in noi che promuoviamo la loro musica gratuitamente. Dagli un input dall'assù. A chi inizia a fare musica o chi sta su quella strada, di darsi del tempo, non seguire quel meccanismo di accelerazione cosmica, dato che parliamo di arrivare subito a quella cosa lì, bruci i tempi, ma che cosa hai fatto? In realtà non hai fatto un'esperienza della musica, hai solamente giocato alla roulette, in effetti. Giusto. E quindi lì non ti conosci ancora, e praticamente se non ti conosci ancora, anche se vincere il botto, poi naturalmente dopo cade subito tutto, perché non sai come continuare. Io direi di darsi del tempo. Okay. Vi auguro di che il potere di credere sia sempre più forte del potere dei soldi. Okay? Wow. Era Alan Sorrenti, che non è lassù ma è qua giù. Ciao Alan, grazie. Ciao Robby, ciao. Prima di concludere con i saluti è arrivato il momento clou di questa videotrasmissione, mi piace, videotrasmissione un po' old anni 80, un po' così, però ci va, perché Miss Lela Ponce leggerà il futuro di uno di voi attraverso le carte dei Pokémon. Allora, invulnerabilità della foglia, ci scrive la nostra amica Cristina da Foggia. Ciao Cristina da Foggia. Cara Cristina, segno bilancia. Allora, una nuova professione ti darà un sacco di soddisfazioni. Lavorerai in mezzo alla gente in una zona di grande passaggio e traffico. Ok. Tutti coloro che incontrerai per motivi professionali ti lasceranno laute mance. Buono. Sui loro volti noterai evidenti segni della soddisfazione e della tranquillità assoluta. Con le tue mani spazzerai via ciò che rimarrà dei loro sfoghi e lavorerai con acqua limpida per ogni segno del loro passaggio. Io non sapevo niente di questo. Cerca solo di scegliere un bagno all'autogrill sulla 1. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, condividete questo video, aiutateci nella crescita, commentateci, insultateci, sotto nei commenti potete fare quello che volete. Io ringrazio Miss Lela Ponce per essere stato al mio fianco, saluto il Mauri, saluto tutti gli affezionatissimi, tutti uno per uno, anche chi si è aggiunto recentemente alla famiglia. Kikri, ciao! Kikri, miau! Ciao! Mwah, mwah.